Sofì, ma perché mi devo vestire anch'io così? E io sono Sofì e insieme siamo in Make Up Trapè. Io so benissimo che la danza classica la ballano sia i ragazzi che le ragazze. Ma perché io mi devo vestire da ragazza? Perché mi devo mettere il tutù? Sembro più che altro una ballerina hawaiana. Questo non è l'abbigliamento adatto. Guarda che è così che si vestono i ballerini, te lo posso assicurare. Non è vero, mi sono documentato, ho cercato su internet e ho visto che non si vestono così. Ok, va bene, confesso, in realtà non si vestono così. Però tu sì, perché così fai ridere un sacco. E ricorda, noi dobbiamo strappare sorrisi al team Trote, quindi così il video fa molto più ridere. Ah certo, quindi tutto adesso è più chiaro. Lei è la ballerina, leggiadra e carina, mentre io sono il giullare di corte con la gonnellina. Ok, va bene, mi vestirò così. Lo faccio solo per voi, Team Trote. Quindi mi raccomando, ridete, ridete, perché lo fa per voi, lo fa per farmi ridere. È davvero super divertente. Non infierire ancora di più. Ok, ma adesso possiamo passare alla sfida di oggi. Dopo il primo video di danza classica in cui abbiamo provato le 5 posizioni base di danza classica, oggi andremo a provare altre posizioni più difficili. Già fare le 5 posizioni base è stato difficilissimo, quindi immaginate adesso fare le posizioni avanzate, quelle ancora più difficili, dove ci vogliono anni e anni di esperienza e di esercizio. Sarà impossibile? Dai, nulla è impossibile per dei ballerini con dei tutù così fighi. Già, tutù super fighi. Siamo in pandan, quanto siamo carini. Ok, va bene. La prima posizione che andiamo a fare oggi è il plié. La parola è così semplice, così carina, ma la posizione da fare non lo è per niente. Infatti sarebbe una sorta di inchino. Abbiamo cercato su internet e dovrebbe essere qualcosa del genere. Ci appoggiamo all'asta e poi facciamo plié. Ma alzando in questo modo i talloni? No, in teoria bisogna stare sulle punte. Quindi così. Sì. E adesso. Ok. Aspetta, ho un problemino. Non ti spezzare. Voglio proprio vedere tu cosa sai fare. Devo dire che abbiamo le idee molto confuse. Io non mi fido molto di quello che ha detto lui. Il plié si fa veramente così? Sono sicura che voi da casa lo saprete molto meglio di noi. Ci proviamo. Bene, avevi detto che i piedi devono essere messi così, giusto? Sì. Con le punte? Credo di sì. Aiuto, stiamo facendo delle posizioni di cui non sei neanche sicuro. E vabbè, cacciofina, fai un po' a caso. Un po' a caso, la danza classica è una disciplina corretta. Bisogna farla alla perfezione, non così come capita uè uè. Scusa Sofì, ma come fai a prendere seriamente una persona che ti spiega gli esercizi vestito così? Hai ragione. Vabbè, noi proveremo a farlo a modo nostro. Mettiamola così, questo è il plié me contro te. Plié me contro te. Vai, plié me contro te. E punte giù e poi si va su. E punte giù e poi si va su. Ma sei bravissima, è il plié più bello di sempre. Quindi ho vinto il primo round, l'hai detto anche tu. Ehi, non hai vinto proprio niente. Ok, va bene, passiamo alla seconda. Questa posizione si chiama relevé, perché dobbiamo relevarci da terra e andare verso l'alto. Bene, è davvero difficilissima, perché bisognerebbe stare sulle punte, che è una cosa che noi ancora non sappiamo fare. Però anche questa qui la faremo in versione me contro te. Faremo il relevé Sofì e lui. Quindi siete pronti? Siete pronti per vedere quello di Sofì? Dai. Aspetta, idea. Quale idea? Che stai facendo? Perdonatemi, insegnanti di danza e di danza classica, lo sto per fare veramente. Che stai combinando? Visto che devo stare sulle punte, non so farlo, mi metterò qui sulle punte, così non potrò farmi male, no? È morbido. Effettivamente hai ragione. Sei un piccolo genietto, cacciofina. Lo so, vai allora. Cosa è andato storto? Tutto! È difficilissimo, aspettate, allora. Bisogna irrigidire i muscoli. No! Mi romperò le dita dei piedi. Stop! Togliamo questo qui. Farò la mezza punta, va bene uguale, mi perdonate? Dai, non è male. Aspetta, mi devo impegnare. Perché non bisogna perdere l'equilibrio. 3, 2, 1, vai! Non dire 3, 2, 1, devo essere io a dirlo. Ragazzi, è molto più complicato del previsto. La faccio qui, così mi tengo. Okay. Wow, perfetto! Ok, aspetta.
fretta, mi lascio. Lascio tutto. Chiudi tutto e andiamo via. Tanto lunghi. Per qualche secondo ho resistito. Vediamo cosa sai fare tu, dai. Lui, che stai facendo? Per fare questa posizione correttamente c'è bisogno delle scarpette con la punta di gesso. Guardate. Lui ti farai male. Non mi farò niente, questo è il modo migliore per rimanere sulle punte. Si mette prima la calzettina. Ma se tu non sai fare delle veste senza punte, come pensi di poterlo fare con la punta? Sì. Ballerini in ascolto, state per vedere il professionista, il vero ballerino all'opera. Ah, sono fatto una, te ne metti? Vabbè, e basta una scarpetta, non c'è bisogno di tutte e due. Allora. Sei pazzo. Uno, due e... Leggero fastidio alla punta del piede. È stato pazzesco, ma ce l'ho fatta. Cara scarpetta, ti ho battuto. Ce l'hai fatta, è un parolone. La danza classica, oltre che essere la disciplina della perfezione, è anche la disciplina dell'eleganza. E quindi bisogna stare belli tesi, eleganti. Non puoi fare mica versetti del genere. Vi immaginate un saggio di danza classica in un teatro importantissimo e il nostro lui... Guarda che il mio è uno stile. Lo stile del Coccodè. Il famosissimo stile del Coccodè. Passiamo alla terza posizione. La posizione che state per andare a vedere è l'arabesque. Già solo il nome è complicato da pronunciare. Arabesque. Quindi immaginate farla. Bisogna mettere in equilibrio il proprio corpo avanti e indietro stando su una gamba, preferibilmente in punta. Ma ormai il mio piede non può più stare in punta perché mi sono rotto tutte le dita, e quindi andiamola a fare in mezza punta. Bisogna mettersi prima in punta. Sì, ma il piede deve stare in prima. Ma quale prima? Come faccio a fare così con la punta? Sì, deve stare un po' così. È impossibile così. Mettiamo in punta, dopodiché... via! Leggiare come una piuma. Veramente sembri un'occhietta che sta bevendo allo stagno. È molto più complicato del previsto. È il mio turno. Perché non siamo bravi con la danza classica? Perché è così complicato? Vorrei tanto essere brava. Il bello è che guardiamo su internet le posizioni da fare e vediamo delle cose incantevoli. Diciamo, no, sono bravissime, ma come fanno? Poi lo proviamo noi e roviniamo tutto. Bene, vado con l'arabesque. Vai, arabesque! Ci si sbilancia in avanti. Aspettate, ci sono quasi. Voilà. Beh, non è male. Sembra la posizione del cigno. Esatto. Un crampo. Au! Au! Tu che ballerini di danza classica, sembriamo vecchiettini. Sì, adesso sembri un piccione che sta volando via. Però vedi, stiamo facendo un passo avanti, perché in realtà per la danza classica bisogna essere leggiadri, bisogna dare quasi la sensazione che si stia per volare. E se ci sono riuscita, allora sono bravissima. Guarda, sei proprio bravissima come una ballerina della Scala, del pianerottolo. Ah, che divertente, senti chi parla, mister hawaiano. Questa gonnellina è bellissima e comincia a piacermi. E comunque direi che è il momento di passare all'ultima posizione. L'ultima posizione che andremo a provare è la pirouette. Piruetta, pirouette. In italiano la chiamiamo piruetta, però penso che si dica pirouette in francese. Non lo so, comunque andiamo a farla. Consiste nel girare su se stessi, ma non così, ma solo su una gamba. Quindi l'altra bisognerà metterla così, in relevé, ormai sappiamo tutto. E poi bisogna darsi la spinta e girare con forza. E più si gira, più si è bravi. Quindi io proverò a fare 30 giri. Non ce la farei mai. Un giro. Ci mettiamo in posizione relevé. È difficilissimo. E poi a questo punto bisogna anche girare. Facciamo così, inizio a girare e poi mi metto in relevé, magari è più facile. 3, 2, 1. Brava! Ho fatto mezzo giro. Prova a farne almeno uno.
Wow! Perdo l'equilibrio! Lascia fare i professionisti, guarda e impara. E allora, prima di tutto, ci mettiamo in posizione, pronti a girare, 3, 2, 1... Ma cos'è? È il riscaldamento, dammi un attimo! Ok! Lui! Eh? Sembri un autoscontro. Non è semplice per niente, è difficilissimo. Ce la posso fare, via. Ma come si fa? Perché non giro? Ok, adesso mi gira la testa. Aspetta, voglio riprovarci io, forse ho capito la tecnica. Concentrazione del plié, del relevé, del plié, della pirouette. Stai migliorando! Ma cosa, lui? Non riesco proprio! È impossibile! Aspetta, devo prendere più rincorsa! Sofì, e se ti dicessi che forse ho l'oggetto che fa al caso nostro? Che oggetto hai? Ta-da! Questo semplice disco di plastica... È un bottone! Non è un bottone! Fammi essere una ballerina di danza classica! Ecco, non è un bottone, è un disco rotante. Serve per imparare a fare questo giro, la piruetta. Infatti, ti aiuta a girare meglio, vedi? Ma tu sei pazzo, lui, ti farei malissimo. Rischi di cadere. È tutto sotto controllo. Prova giro numero 1. Vedete, funziona, giro molto di più così. Ci riproviamo. Ho bisogno di più rincorsa, perché non riesco a girare? Mi lancio utilizzando il bastone. Ma quale bastone? Si chiama asta! Vai bastone! Funziona! Ma che funziona? Oh. Funziona un corno! Sei caduto! Già! Ti sei fatto male? Tutto ok! Mi sa che questo coso non fa per me. Penso che sia un po' pericoloso. Un po' molto. Lo metto di là. Ma comunque, speriamo che oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. Noi speriamo vivamente un giorno di riuscire a imparare a fare danza classica. Ma nel frattempo, se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a Sofì. Mentre per vedere un altro video divertentissimo, cliccate davanti a lui. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con un'unissima avventura. Ciao! Ciao.